oggi giornata di festa per la patronale, tanti trattori e una dimostrazione al pubblico. Sì, facciamo una dimostrazione col vapore perché tanta gente è già abituata a vedere i trattori d'epoca, ma queste macchine qua un po' di meno. Allora mi sono spostato anche qui a Pertusio a fare vedere come funziona la mia macchina. Una giornata particolare anche perché si vuole ricordare una persona. Sì, si ricordare un nostro amico che purtroppo è mancato l'anno scorso e anche lui era molto patito di questi trattori e macchinari d'epoca. E allora oggi lo ricordiamo avendo fatto anche una targa e gliel'abbiamo portata al cimitero. Sempre una bella festa, molto partecipata. Sì, con un rinnovamento della Proloco che praticamente hanno organizzato in collaborazione con il Comune e la Fiera, quindi c'è stato un cambio, ci sono i giovani che lavorano insieme a quelli diciamo che hanno un po' più di età. Le due cose messe insieme hanno fatto sì che quest'anno c'è una gran bella fiera, e c'è un bel memorial e ci sono degli avvenimenti in modo tale che la gente possa venire e tenerla viva e ricca e modificarla ogni anno per cercare di far venire sempre più gente in questo evento che ci caratterizza. Con due domeniche, una che è questa della fiera, no? E l'altra poi quella religiosa della prossima domenica con una partecipazione di sindaco, quella spirituale legata a San Firmino e alla figura di questo soldato. Questa è sicuramente una formula azzeccata, visto la grande partecipazione di oggi. Sì, 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 sono anch'io pienamente soddisfatto e contento di avere aiutato a collaborare a far sì che venisse un bel evento così. Quindi è azzeccata in pieno. Ho poco da dire perché siamo come Gianfranco. Gianfranco era una persona di poche parole ma con un cuore d'oro ed era disponibilissimo con tutti a darci dei consigli per quanto riguardava i trattori, perché Gianfranco praticamente è nato su Landini e noi appassionati di Landini, quando avevamo bisogno di consigli, come facciamo con un nostro amico Renato che è un altro che è nato sui Landini e il papà di Gianfranco, chiediamo sempre dei consigli. Perché grazie a loro che hanno custodito queste macchine, oggi le potete vedere qua in piazza, perché queste macchine purtroppo hanno una fine, hanno un inizio e una fine, ma grazie a delle persone come loro, come Fenoglio Gianfranco e Renzo qua, che hanno custodito il Landini 50 anni a casa sua e dopo 20 anni sono andato io e l'ho rimesso in moto. Con i consigli di Renzo mi diceva: guarda che una volta facevamo così, ti insegno io, però non ho più la forza, ma se lo fai te il trattore lo portiamo. E una persona, Renzo, di poche parole ma con il cuore d'oro come suo figlio, e ci ha lasciato un segno. Quindi noi come amici dei trattori non dimenticheremo mai Gianfranco quando veniamo qua a Pertusio. Noi come amici dei trattori abbiamo fatto una targa con due parole semplici come era Gianfranco. Ora ve le leggo, le legge Renato, che poi se vuole dire due parole anche Renato su Gianfranco. E volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare il comune di Pertusio, Gilberto Buffo, che con loro siamo riusciti a organizzare un bel memorial per Gianfranco, e a tutti quelli che sono intervenuti, e vi ringrazio tutto da parte degli amici dei Tratturnei. Io oggi con onore sono qua a rappresentare la Regione Piemonte, il Consiglio regionale e la Giunta regionale. Vado a portarvi i saluti del nostro governatore Alberto Cirio, del nostro presidente del Consiglio Stefano Allasia, il quale non sono qua presenti ma hanno incaricato a me di venire a rappresentare e onorare la manifestazione, perché come vi dico quest'anno è stata patrocinata anche dalla Regione Piemonte. Faccio una breve storia: noi ci siamo incontrati con Gilberto e Marco alcuni giorni prima della manifestazione. Se vedete non è ancora stato simbolicamente messo sui manifesti, però è patrocinata e questo dà forza alla manifestazione. Alcuni giorni ci siamo incontrati con il nostro consiglio di presidenza e abbiamo deciso di onorare questa manifestazione in memoria di Gianfranco Fenoglio. La Regione Piemonte gli ha fatto una targa di riconoscimento che vogliamo consegnare al papà Lorenzo Fenoglio. E poi assieme la Giunta regionale gli ha messo il libro del nostro bel Piemonte, che è un libro illustrativo. Questo
lei deve ringraziare nessuno, siamo tutti noi che dobbiamo ringraziare lei per oltre 50 anni di passione ai trattori antichi, per tutto quello che ha fatto per questa manifestazione, per tutto quello che ha fatto al comune di Pertusio per oggi, per rendere questa giornata indimenticabile. Vorrei unirmi a lui per fare i ringraziamenti alle scuole, alle maestre, al sindaco, a Marco e Gilberto. Però l'applauso dovete farglielo a Marco e Gilberto e tutti loro dei trattori, perché lo meritano. Fare una manifestazione così oggi con le disponibilità economiche che ci sono veramente sacrifici. Quello da ringraziare molto, e specialmente gli amici dei trattori nuovi e vecchi che ricordano il mio figlio Gianfranco.